Lollo, oggi tu avevi una responsabilità grande, ce l'hai sempre, però oggi forse era ancora un pochino più grande, ti direi che alla fine gli applausi del pubblico, le considerazioni del tuo allenatore e penso anche la tua consapevolezza ti hanno fatto capire che oggi hai risposto veramente alla grande. Sono contento, infatti sono quelle situazioni in cui può andare bene o male. È andata bene, sono contento della vittoria. Probabilmente se visto ero molto stanco, oggi mi è dispiaciuto anche non... Cioè, ho messo tanta energia, ma avrei potuto metterne di più sicuramente. Probabilmente sono tante partite che si accavallano, tanti allenamenti. C'è stato un certo momento in cui anche il coach mi ha tolto, per fortuna, probabilmente perché... ero veramente bollito e ha fatto bene. Sono stato contento anche di tutti i ragazzi che sono entrati. È stata una partita vinta di squadra. E il fatto che mancasse Fantoni si è sentito molto, sicuramente, sia in attacco che in difesa. Ho dovuto difendere su giocatori belli grossi anche oggi. E a tratti ho subito. Questo mi fa capire che devo migliorare ancora tanto, però sì, sono contento anch'io della prestazione sia mia che di squadra. Senti, forse una fotografia nella fotografia. Hai stoppato Marri e dall'altra parte del campo hai centrato una tripla. Direi on fire. Sì, per fortuna ogni tanto succede che ci sono anche degli highlights. Penso che sia stata una bella partita da vedere per tanti aspetti. Sono contento anche del finale, tutti in campo, mi sembra ci fosse anche un po' più di pubblico oggi, perciò va bene così, continuare, mancano ancora c'è una partita in casa, secondo me sì, ci saranno anche altre belle azioni da vedere. Paolo, se 2 mesi e mezzo fa ti avessero detto ci saremmo salvati con 3 giornate di anticipo, cosa avresti detto? Ma io parto sempre positivo, sinceramente. Ci sono stati tanti cambiamenti, squadra, allenatore, compagni, perciò non era facile. Sicuramente a un certo punto l'abbiamo vista veramente buia, eravamo ultimi, tutti con le mani nei capelli, invece c'è stata una bella reazione in tante partite, anche dove il quarto magari eravamo sotto anche più di 10 punti, siamo riusciti a vincere, fa capire che c'è qualcosa e... non so adesso si può andare ai playoff, però se si continua così, nelle ultime partite ci giochiamo tutto. No, ecco, volevo estendere questo concetto, perché fino a ieri la parola playoff era abbastanza bandita, no? Priorità, la salvezza. Oggi con 2 giornate da giocare, una trasferta a Roseto non facile, poi in casa con Ravenna, oggi si può dire apertamente, no? Diceva Spiro, ve la siete giocata a Bologna, contro la Fortitudo a ranghi non completi, quindi a questo punto perché non crederci? Ma assolutamente, assolutamente. Sarebbe anche sbagliato non crederci, perché uno gioca per questo alla fine. Accontentarsi non piace a nessuno di noi, si è visto. Sicuramente ce la metteremo tutta. Roseto sarà veramente difficile. In casa già abbiamo perso di 30 punti. Ok, che eravamo un'altra squadra in un altro. Ritmo diverso, cioè giocheremo sicuramente, loro sono super atletici, corrono, vanno, cioè molta confusione probabilmente, però se riusciamo a gestirli, a far bene anche in difesa, anche oggi mi hanno concesso un po' tanto, cioè giochiamo, poi si vedrà in casa contro Ravenna. Ok. Faccio domande, prego. Guido. Hai trovato un giocatore che ti ha sbucato fuori nel terzo quarto a cui arrivavi alla spalla. Che cos'hai pensato? Assolutamente. Sì, si deve fronteggiare anche quei bestioni lì. Lui è veramente alto e a un certo punto lì avrei dovuto avere un po' più di energia probabilmente per riuscire a saltare, arrivare al suo livello con le braccia, eccetera. Infatti l'ho un po' subito. Effettivamente lì mi è mancato un po' di energia e... però si deve riuscire a difendere su tutti, se non è il basket, ci sono soprattutto questi ragazzi. Ma vi ha fatto un favore a non farlo giocare?
Cioè, tu avresti sofferto se avessi fatto tutto quanto? Probabilmente sì, però sai, anche Guide sta giocando anche lui bene, stava un po' subendo là sotto. Non so se l'ha fatto, cioè, a posteriori forse è più facile parlare, però forse ci ha fatto un favore. Ritengo che il suo peggior nemico sia se stesso, perché lui non lo butta mai dentro, cioè lui si può mettere, ma non segna mai. Per cui è fatto bene a non spendere ulteriori. No, infatti. Ci pensavo a lui. È andata bene. Vediamo l'oro, direi. Grazie. Grazie a voi. Grazie.